L'ispirazione grafica del progetto parte dal mondo dei metalli e in particolar modo dalle lastre di metallo ossidato, un materiale oggi molto di tendenza. Ma l'obiettivo di questa gamma non è quello di fornire una collezione con un'ispirazione totalmente legata al mondo del metallo, ma unisce, diciamo, in un contesto che potremmo definire un po' in industry, quindi con un gusto, diciamo, dal sapore post-industriale, contemporaneo, l'idea del metallo che coesiste con altre ispirazioni, soprattutto in base alla scelta dei colori di questa gamma. Abbiamo sicuramente tre tonalità che sono quelle più di accento, quelle più decorative e quelle che maggiormente ricordano il mondo dei metalli. Il colore Rust è quello che ci ricorda molto da vicino un materiale molto di tendenza utilizzato nell'architettura contemporanea, che è il metallo, l'acciaio Corten. Continuando poi nella carrellata abbiamo un colore Mud, che interpreta in maniera un po' più tenue, un po' più sofisticata, l'idea comunque delle ossidazioni, per concludere questa prima parte con un colore dark che ha un richiamo al mondo degli acciai bruniti. Continuando poi con una tonalità silver che ci fa pensare molto da vicino a quelle superfici in cemento invecchiato tipiche proprio degli spazi industriali. E infine le due tonalità più chiare della serie, un chiaro più freddo, il colore Pearl, e un colore chiaro di dominanza un po' più calda, il colore Dune, dove invece la tonalità colore è stata un pochettino rubata al mondo delle resine. A questo punto invece vorrei farvi notare come all'interno del progetto abbiamo queste due superfici che possono dare proprio la possibilità di ottenere effetti molto diversi all'interno dell'ambiente. Da un lato abbiamo una superficie naturale nella finitura sempre rettificata che ha la caratteristica di essere un materiale liscio ma allo stesso tempo con una profondità particolare data dalla nuova generazione di macchine digitali che permettono di gestire come se fossero dei colori anche delle materie. Questo è il motivo per cui le ossidazioni tipiche di questi metalli, che spesso diventano anche a rilievo, sono sottolineate proprio dalla presenza a incastro all'interno della grafica del prodotto di una materia più lucida. La seconda tipologia di superficie è una superficie lappata. Partendo, come dicevamo, da un supporto liscio, si tratta di una lappatura che agisce sulla cresta della graniglia che viene data come protezione superficiale, risulta una lappatura piuttosto omogenea e che sicuramente dà un effetto di riflettenza più uniforme. I formati partono dal 60x120 che viene proposto nella finitura sia naturale che lappato, entrambi rettificati, per poi arrivare a un 30x120, anche come utilizzo eventuale da rivestimento, il 60x60 e il 30x60. A questo aggiungiamo un originale mix size da posare sia a pavimento che a parete e proprio questo catalogo illustra diverse soluzioni con cui poter utilizzare questo mix di formati. Veniamo anche al discorso delle destinazioni d'uso, a partire dal pavimento, dove nel caso appunto del residenziale riusciamo a dare un tocco molto contemporaneo, non solo per il pavimento, ma come è stato illustrato nel nostro catalogo, anche per creare delle pareti decorative all'interno degli spazi living. Una soluzione, quella del rivestimento a parete, considerando la lastra di 60x120 o i sottomultipli, spendibile sicuramente anche per l'esterno, trattandosi di un gres porcellanato, quindi di un materiale ingelivo, che possa essere utilizzato anche per l'architettura moderna, che richiede spesso materiali decorativi per sottolineare delle zone esterne del progetto, in questo caso magari della casa. Per continuare
Poi veniamo sicuramente alle destinazioni d'uso del commerciale, dove magari un ricambio più frequente di materiali, più legato anche alle mode, alle tendenze, ai trend, ci dà la possibilità di utilizzare questo materiale che rispetto magari ai veri e propri metalli ha chiaramente tutti i vantaggi di manutenzione e di utilizzo della ceramica per garantire un prodotto, soprattutto a pavimento, che si mantenga inalterato per tutto il periodo in cui viene utilizzato all'interno dello spazio commerciale. E poi non dimentichiamo, ABK non trascura mai la progettazione dell'ambiente bagno. La serie è comunque corredata da elementi che possono fungere da decorazione, quindi pensiamo al particolare mosaico a losanga con i relativi tozzetti raku o alle fasce raku, piuttosto che alle fasce essenza che richiamano il materiale legno come suggerimento a contrasto. L'armonia dei contrasti è secondo me molto ben sintetizzata proprio da questa immagine, dove sottolineiamo che questo materiale può a pieno titolo partecipare un po' a questo crossover, a questo mix, a questo diciamo sistema di materiali che tra di loro ci permettono comunque di fare decorazione. All'interno della gamma Interno 9 non può mancare, vi abbiamo abituato, anche alla decorazione digitale a metro quadro, pensata anche nello specifico del pavimento. Questo si chiama Duo, è disponibile in due versioni colore ed è un perfetto esempio di crossover in stile ABK, ovvero un elemento venduto a metro quadro che riprende l'estetica di due materiali diversi da combinare insieme. L'effetto legno, dove riconosciamo la grafica del progetto Dolphin, e l'effetto tipico caratteristico della grafica di Interno 9.